Ora, siccome qualcuno si deve pur buttare per il video, ma io sono un cacasotto, tocca alla concorrente Franci. Concorrente Franci? Più aspetti, più ti viene paura. Mi stai un po' giustificando, però, eh. Vado? Perché io? Perché io mi cago sotto. Buongiorno amici, è una splendida giornata oggi. Le previsioni dicono che verso le 10, le 11 la probabilità di pioggia scende al 30%. Fatto 100 la pioggia vietnamita, noi non abbiamo neanche prenotato un tour. Un tempismo perfetto direi. Euro diviso 7, 91,6. Non sono in vacanza con Franci, sono in vacanza con un contabile che tiene traccia nel suo quadernino super ordinato di tutte le spese fatte in euro, in dong, in dollari, in tutte le valute. Bilancio al termine della prima settimana di viaggio, abbiamo avuto una spesa media di 91,60 euro al giorno, 45 euro a testa. Ed è buono? Sì, considerando che dentro ci sono anche i tour dei prossimi giorni. Quello della prossima settimana sarà più basso. E vi mancava l'angolo della contabilità di Franci. Torna tutti gli anni quando andiamo in vacanza, solo per voi. Wow. Thank you. Oh, questi banana pancake sembrano buonissimi, croccantini e neanche troppo bruciati. Franci, vuoi parlarci del grasso con cui sono stati fatti? Io ho la mia teoria. Rispiegala per quelli che 100.000 iscritti fa non c'erano. Spesso succede che quando un cibo non ha un buon gusto è perché è stato cucinato con un grasso di cattiva qualità, e il grasso di cattiva qualità lascia un retrogusto meh. Cioè, si riconosce una brioche fatta con la margarina o fatta col burro buono. Però diciamo anche che qui in Asia non è che pretendiamo chissà quale livello. Si può fare. Manca solo una fettina di lime e sarebbe perfetto, ma mi sembra tanto da chiedergli, quindi va bene così. Ho appena sentito un delizioso retrogusto di olio motore. Io dissento, a me piacciono a bestia. Sarà che ho il palato meno nobile del tuo, ma quindi beato me che non capisco un cazzo. Me li godo di più. E si riparte su un nuovo pullman. Sediamoci davanti, così magari puoi inquadrare dove sta andando il pullman. Io non ho capito perché ci sta dando un biglietto. Per il film. Wetam quan tu yen kak vin tuok quan dao kat ba. Inizia alle... non c'è scritto. So later when we go kayak we need this one. Della serie è meglio se ve li prendo io, che ho già capito che li perdete. Carry only maximum 10 people. So we need to split into two groups. Prendiamo una barca che ci porta a un'altra barca, è un po' complicato. So one by one please. So you go on the right side first. La barchetta piccola ci ha fregato il posto. Ma non c'è problema, noi adesso da questa passiamo in quell'altra piccola e poi arriviamo in quell'altra. Qualcuno cadrà in acqua per forza. Hello. Thank you. Oh, guarda le nostre stanzette. Non mi aspettavo questo lusso, sono sincero. Non riesci a fare le scale, figuriamoci a scalare le rocce. Onestamente, tanta roba, non avevo delle aspettative così. Abbiamo la nostra stanza matrimoniale, più possiamo anche ospitare qualcuno volendo. Aria condizionata, vista sulla baia di qualcosa. Non mi ricordo mai i nomi. Lan Ha Bay. Bagno privato che non abbiamo mai avuto. La doccia è più grande di quella di casa mia. Cos'è questa cosa? Va bene, adesso non è che puoi pretendere che tutto sia al suo posto, eh. Ah, ho detto, se c'è anche il bidet è veramente straordinario, invece non c'è. We got time on our side. We're gonna stay at home. Raga, siamo partiti. Quella lì alle mie spalle è una private boat, quindi ha meno cabine, costa un po' di più. Credo che faccia, secondo me, lo stesso identico tour. Noi preferiamo stare con un po' più di gente, così magari hai anche l'opportunità di conoscere qualcuno mentre fai il tour. Ci spiegava la nostra guida che ci sono poche persone, un po' per la bassa stagione e anche un po' per via del Covid, che li ha un po' falcidiati. Infatti su questa barca lavorano in tre. Uno guida, uno pulisce e uno cucina. Considerate che ci sono tipo 8 cabine, una cosa del genere. E di solito sono in 7. Everything here, at least to stay alive, and the time that we share makes it all worthwhile. Got this place on. Do you feel that we got something strong?
Sarebbe il momento di fare il bagno, ma nessuno è nel mood di fare il bagno. Io lo faccio. Poi tra l'altro l'acqua, secondo me, raga, è caldissima. Francia, è il momento di fare il bagno. Fa freschino, non è azzurra. Cioè, molto bello. Punto numero uno. Ho paura l'acqua se non vedo il fondo. Punto numero... Allora, non è che sei in piscina, eh. Guarda, ti puoi anche tuffare da qua, ha detto il tipo, se sei abbastanza coraggioso. Aspettiamo che si lancino i bambini, che sono i più temerari. Noi siamo in una baia che si chiama Lanha Bay, che è meno turistica di Along Bay, ma lui sostiene che sia più figa, perché il turismo qui è aperto da poco rispetto ad Along Bay. Le conformazioni di rocce sono un po' più piccoline, le barche si possono infrattare meglio e la... non mi ricordo cos'altro ha detto. Ah, e qua puoi anche fare climbing, mentre nelle rocce di Along Bay è proibito perché che tipo World Heritage. Ok, no, basta, sto qua, non mi butto. Vado a bomba. Vado. Non lo so se vado. Fa un po' paura, ci dai! Penso. Ci penso un attimo. Non mi mettete fretta. How's the water? Is warm? Ho fatto il figo e adesso non mi voglio più buttare, mi stanno guardando tutti, anche i bambini. Vai, vai. Sei? Ci vado. Sono. Non vado. Va bene, ma io sto bene qua, si sta bene comunque. Ok, vado. No, non vado. Prima quella più piccola, poi quella più alta. Vai. Profondo? Sì. Profondo. Dai. 7 metri, 10 dai. Metri. Oh. Mi sono fatto male dappertutto. Ora, siccome qualcuno si deve pur buttare per il video, ma io sono un cacasotto, tocca alla concorrente Franci. Concorrente Franci? Più aspetti, più ti viene paura. Mi stai un po' giustificando, però, eh. Vado? Mi piace, fa paura. Perché io? Perché io mi cago sotto. Si prospetta una bella situazione mangiareccia, che io non mi merito perché non mi sono tuffato. Pieno di roba buona. E dopo questo l'autopasto è la volta del kayak. Non è che ne abbiamo proprio voglissima in questo momento, a dir la verità, eh. Però forse un pisolino ce lo fanno fare. Questo Francia è intonato come te. Gli puoi dare del filo da torcere. Se avete intenzione di venire in Vietnam, secondo me più Lanha Bay di Along Bay. Poi liberi di non darci retta, però poi non dite che non ve l'avevamo detto. E Franci sarà la nostra donna GoPro. Mentre invece io, che sono una chiavica, mi prendo le Feral Gun, perché secondo me è un principio di Fabrizio Atola. Se no mi tuffavo, eh. Stiamo andando a pagaiare e vorrei che venisse messo agli atti che per voi sto rischiando il mio iPhone. Non è colpa mia se il telefono bello ce l'hai tu, eh. Io è rimasto al sicuro sulla barchetta. Com'è possibile che siamo così coordinati e che non siamo ancora finiti in acqua? Com'è che si fa il ritmo in barca? Ci vorrebbe uno che suona il tamburo in punta. A questo giro non ci si ribalta. Se aspettate schianti contro pali di ponti, questo non sarà il video giusto. Vediamo se riusciamo a centrare il palo. Non il palo, c***o! Frena, 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 frena! Porca. Guarda, una medusona, un'altra medusona. Eccola, eccola, enorme. Ecco, diciamo che non avrei voglia di fare il bagno di fianco a lei. Wow, l'ha presa in mano. Put in the water, yes. Stiamo pagaiando al buio in una grotta in Vietnam, piena di coccodrilli, meduse velenose e serpenti marini. Piove. No. Voi non lo sentite, ma Giano sta tirando giù altre madonne. Loro si sono riparati lì e non ci hanno detto niente. Come va, Gianni? A parte il fatto che le gambe mi si sono addormentate in crampe. Era mica una lamentela, eh. Fa parte del kayaking.
La ricompensa è l'ananas per chi ha kayakato meglio. E tu hai kayakato meglio? No, infatti questo è per te. Lavati, puliti, cambiati, stanchi, ci prepariamo alla cena. Nel frattempo è piombato il buio nella baia di non mi ricordo mai come si chiama. Lanha. Ma secondo me qui siamo arrivati a Portofino. Vabbè, ve la faccio vedere, raga, ma secondo me non si vede una mazza. No dai, un po' si vede, questa è la situation. Siamo saliti sul ponte perché ci hanno detto che c'era la cena. Secondo voi chi è salito per primo, di tutti quelli che ci sono sulla barca? Stanno ancora apparecchiando, andiamo a mettergli un po' di fretta. E nel mentre che attendiamo la cena, Franci Instagram anche in mezzo alla baia, in mezzo al nulla. Tra l'altro, se volete, su Instagram trovate tutta una serie di contenuti su questa vacanza in Vietnam, contenuti che qui su YouTube non vedete, e li trovate pinnati in evidenza sul nostro profilo Instagram, se vi va. Se non vi va, rimaniamo amici lo stesso, cosa dite? Oh, didn't expect that. Per la ravioli. Buongiornissimo ragazzi. Ciao. Non parte proprio bene perché non si è chiuso proprio bene quello di ieri. L'ho passato sul cesso. Prima o poi doveva succedere. Vediamo stamattina come butta, perché mi sento ancora un pochinino convalescente. Fai vedere ai ragazzi lo splendido panorama. Stanotte ha fatto fulmini e saette. Andiamo su a bere qualcosa di caldo. Per me è un gin tonic. We got time on our side. We're in a state of hope. I need you on my fire. I want you to know that every time you're away, I long for you so much I can find my way. Raga, oggi montagna di pancake, ma mi sa che li lascio tutti a Franci. Ok, mi sacrifico. Lei sarà la mia unica compagna. La mia fidata bananina. Avrei preferito il sole, ma visto che non sta piovendo, ringrazio e sto. Sì, considerate raga che quando è così, qua è una bella giornata. C'è un tempietto sull'isola. Si torna a fare kayak. Giano sarà strafelicissimo. Sì, pronto? Si torna a fare kayak. Utile questa cosa qua per la GoPro, se non fosse che sembra un coglione. È bellissimo raga, super fortunati perché in questo momento non sta piovendo. Yeah! Una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che in quest'area hanno girato il film di King Kong. L'ultimo dei tre l'hanno filmato qua. Ci siamo fermati qua perché stiamo tentando di spottare le scimmie, però non si fanno tanto vedere. Ma fidatevi, ci sono le scimmie. Eccola lì. Ciao scimmietta. Ci hanno detto che siamo molto fortunati a vedere i Langoliers. E anche voi allora di riflesso. La cosa figa è che la corrente è pressoché inesistente, perché sono tratti di mare che sono all'interno di queste conformazioni rocciose. Oggi sto avanti io. Se protesti oggi ti butto a mare. Vedete come stecchiamo. Questa invece è gente che vive qua. C'è anche un cane. E già che c'è un cagnetto. Vai Gianni, che arriviamo alla spiaggetta. Bello, il kayak. Raga, c'è anche il cielo azzurro a sto giro. Le venite? Sono felice quando il kayak sarà finito. Non me li faccia troppo corti che poi sto male. Molto bene. Io mi farei quello che resta della vacanza tutto di micro sonnellini, se fosse possibile. Ultimo pranzetto sulla nave, io anche con un nuovo taglio di capelli. Io non sono ancora in formissima, per cui non mangerò praticamente niente, ma se sfonda Franci per voi. Stiamo tornando indietro, siamo quasi arrivati. Questo che vedete è il più grande villaggio sull'acqua che c'è nella baia, e ci vivono circa 1000 persone, e di fatto sono pescatori. Coltivano le ostriche? Sì, e probabilmente pescano anche. Incredibile pensare che ci sia gente che viva così. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing to fear. Sembra la barca del tenente Dan. It's a miracle that you and I are finally here. Mi è venuto voglia di gelato, fa caldo. Cornetto ricetta vietnamita. Cornetto ricetta vietnamita. Allora, io il gelato no, perché voglio sentirmi con la coscienza a posto. Tra l'altro voglio dire che la ricetta asiatica
bocciata. Grasso di cattiva qualità. Ma basta questa frase. Però qui hanno le Alpenlibe. Le Alpenlibe mi fanno tornare alle medie. Ma quindi raga, un bambino come fa? Ce la faccio, ce la faccio. Minchia, è inespugnabile. Ce l'ho fatta. Dove si va, Giano? L'abbiamo già preso un pullman in questa vacanza? No, è il primo. Tam Kok, ragazzi. Ma non c'è nessuno. Ready? 5 ore. Lo avete visto il Vietnam? Sì, abbiamo fatto più ore in pullman che che nel Vietnam vero e proprio. I saw you walking the light and the truth may come as a surprise. Siamo saliti col pullman su una nave che ci porta dall'isola di Cat Ba alla terraferma. Questo è il nostro pullman e quella è Cat Ba. Autogrill. Sì ragazzi, pausettina tattica. Quando si prendono i pullman in Asia generalmente vi fanno sempre fare una pausa da mio cugino che vi vende qualcosa o per fare la pipì banalmente. Sono biscotti dolci? Non lo so, però io li assaggerei. Tutti i tavoli. Scusa, facciamo la sosta, vuoi non comprarla una stuzzicheria vietnamita? Non abbiamo neanche idea se sia dolce o salata. E che sa? Di polistirolo. Bene. C'è un po' di cocco. C'è un po' di cocco che rovina il gusto del polistirolo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo arrivati posto sperduto nella giungla vietnamita, vicino a Tam Kok, ma non a Tam Kok. Pensavamo di non trovare anima viva, invece è pieno di giovani. Per allineare le nostre famiglie abbiamo creato una chat WhatsApp che io ho rinominato l'Instagram povero, perché praticamente Francis, come non ha sbatti di fare altre foto, mette in chat le stesse foto che ha usato per Instagram, ma senza ghirigori, senza scrivere, senza così, boom, le sbatte dentro così. Ho ordinato un club sandwich tipico vietnamita. È arrivato in versione banh mi. Un morso decoroso. Non so esattamente perché si chiami club sandwich, però banh mi con del pollo. Uova, ghiaccio nell'orange juice. I casi sono due: o finisco di nuovo sul cesso oppure torno in campo alla grande. Come siamo messi a soldi? Allora, siamo ancora piuttosto benestanti. Direi che non è il caso di prelevare. Tra l'altro, ragazzi, vedete un botto di banconote, ma in totale farà tipo 30 euro sta mazzettina qua, cioè non è che... Si va a nanna che siamo un po' cottini. Abbiamo il solito posto in dormitorio. Adesso, prima di salutarvi, ve lo facciamo anche vedere. Devo dire, è una bella struttura. Benvenuti nel room tour del nostro ostello. Alla vostra sinistra potete ammirare il letto di Franci. Qui in basso il letto di Giano. Ma soprattutto l'unica cosa che conta: il condizionatore.